Il Consiglio regionale della Toscana ha conferito il gonfalone d'argento al maestro Fabio Caselli, fondatore dell'Accademia Musicale di Firenze, una delle istituzioni più importanti a livello nazionale nel settore della didattica musicale, la cui attività oggi coinvolge circa 80 docenti e circa 850 studenti all'anno. A consegnare il gonfalone il vicepresidente del Consiglio regionale Giuliano Fedeli, il quale ha sottolineato come con questo riconoscimento si voglia ribadire l'importanza imprescindibile della cultura sullo sviluppo del nostro paese, posizione condivisa pienamente anche dallo stesso maestro Caselli. L'Italia è stata grande nel passato per quanto riguarda l'arte e la cultura, ma oggi vive di rendita. Il nostro patrimonio sappiamo qual è il valore dal punto di vista internazionale, però non possiamo continuare a dire siamo grandi perché i nostri avi lo sono stati. Noi abbiamo un dovere nei confronti di questo patrimonio storico e artistico, che è quello di saperlo valorizzare. E se l'Italia vuole ripartire anche da un punto di vista economico, deve considerare il vero grande petrolio di cui dispone, che è la cultura, che è l'arte. Il maestro Caselli ha voluto condividere il gonfalone con altre tre persone, Lucia De Caro, cofondatrice e direttrice dell'Accademia, Giampiero Jacopini del Dipartimento di Arti Visive e Rodrigo Gonzales, impresario messicano, grazie al quale è stato possibile aprire l'Accademia messicana e al quale lo stesso Caselli ha consegnato una targa per entrare nel comitato d'onore dell'Accademia, fondato dal maestro Zubin Mehta.